finisce dopo 14 minuti di gioco la gara tra Castelnuovo e Fano sul neutro di Pineto. Protagonista di giornata Fantozzi di Civitavecchia, costretto a sospendere la gara per un infortunio al polpaccio destro. Come da regolamento, la società di casa e il commissario di campo si sono adoperati per reperire un arbitro in zona, ma dopo alcune telefonate niente da fare. La gara sarà recuperata dopo accordo tra le due società con ogni probabilità la settimana prossima, ovvero tra le gare Castelnuovo Vastese e Fano Castelfidardo. Sceglie la via della continuità di Fabio, che di fatto conferma l'11 titolare che nella partita di esordio ha battuto il Pineto. In mediana spazio ancora la coppia Alfieri Marianeschi, mentre in avanti De Gidio ed Emili, già un gol e un assist per loro, insieme a Ragni a supporto dell'unica punta Ciccio Ripa. Una sola defezione per il Fano, che in settimana ha perso Capitan Gigli, al suo posto va Vassori. Per il resto anche mister Carmelino Giuffrè, che si schiera a specchio ad inizio gara, sceglie la via della continuità e conferma la formazione che ha impattato per 2-2 in casa contro la Vastese, con Tortori, Casolla e Vittorio Esposito alle spalle di Brosio. Il primo squillo è di marca ospite, fallo di Terrenzio al limite dell'area e punizione per i marchigiani. Esecuzione affidata a Esposito, ma la traiettoria dell'ex Campobasso e centrale non impensierisce Grace, che comunque non rischia la presa e allontana con i pugni. Il Castelnuovo in velocità è devastante. E da un'apertura di Ripa, De Gidio va sul fondo, ma l'ex Juve Stabia, che aveva avviato l'azione, non arriva all'appuntamento con il gol per questione di centimetri. Sul capovolgimento di fronte, l'episodio da cui scaturisce la sospensione della gara, con l'arbitro Fantozzi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Gli staff medici delle due formazioni hanno provato a rimettere in piedi il direttore di gara, ma dopo alcuni tentativi ha decretato la fine delle ostilità. Noi siamo una squadra giovane e ambiziosa, non ci tiriamo indietro, ci giochiamo tutte le partite, poi dove arriveremo non lo sappiamo, però la squadra è competitiva per affrontare un buon campionato. Buon gruppo che ha già subito trovato gli equilibri, ha trovato subito l'amalgama, l'abbiamo visto anche in Coppa dove hanno giocato le cosiddette seconde linee con un Modugno che ha dato già delle ottime impressioni. Sì, cioè abbiamo giovani interessanti, il mister è stato bravissimo a già plasmare il gruppo, i vecchi tra virgolette, quelli che c'erano qui, hanno trasmesso lo spirito di appartenenza di questa società e siamo un gruppo giovane che vuole stupire e speriamo che andremo più avanti possibile. In generale il campionato, che campionato sarà questo? Credo che è un campionato molto equilibrato, poi è prematuro dare giudizi perché arriverà la San Benedettese, ci sono 3-4 squadre attrezzate, poi il campo è sempre il giudizio insindacabile. Se le figurine, dico io, quando si fanno le squadre non servono a niente, poi c'è un esame domenicale che è il campo. Ecco, chiudiamo, a proposito, come ha detto lei, è arrivata la San Benedettese, il campionato, le squadre sono completate, la San Benedettese potrebbe essere quella squadra schiacciasassi o comunque altre squadre possono mettersi lì e magari sognare? La San Benedettese farà sicuramente una squadra importante, la piazza la consente, hanno un diritto di fare una squadra importante, credo che ci riusciranno, poi il campionato è lungo e come ripeto partire in ritardo ci possono essere inconvenienti, però come ripeto è ancora presto per dare giudizio su tutto.